grazie per l'invito a condividere alcune idee. Allora, mi presento, mi chiamo Salvatore Ruggiero e sono un professore associato all'Università di Helsinki e lavoro in Italia con il Politecnico di Milano, dove ci occupiamo di comunità energetiche, quindi comunità di energia rinnovabile. Vorrei spostare l'attenzione dal discorso delle compensazioni, fra l'altro posso anche condividere l'esperienza dei paesi del nord, quindi della Svezia, della Danimarca e di altri paesi in cui l'eolico esiste già dagli anni 70. In realtà la Vestas, di cui si parlava prima, è una multinazionale danese e negli anni 70 i danesi, in seguito alle tre crisi energetiche, si sono cominciati a porre dei problemi su come far fronte, diciamo, alla crisi energetica. Fra l'altro viviamo la stessa situazione oggi, molto interessante. E quindi hanno cominciato a pensare all'eolico. Beh, l'eolico in Danimarca si faceva con una quota del 20% da destinare alle comunità locali. Dunque, se io faccio parte di un certo territorio, ho il diritto a investire per una quota minima del 20% in quel progetto eolico. Ora, io sono d'accordo con le osservazioni delle associazioni, no a questo tipo, diciamo, di eolico, no all'eolico industriale a prescindere, ma all'eolico sì, in generale, con le considerazioni dovute. Le considerazioni che dobbiamo fare sono quelle che ha fatto anche il nostro rappresentante della provincia. Siamo nel corso di una crisi climatica. L'Italia deve passare dagli 11 gigawatt di oggi a 22 gigawatt. Questo nel corso di 6 anni. Quindi, per essere in linea con gli obiettivi del Fit for 55, che sarebbe la strategia europea per arrivare, diciamo, a zero o alla neutralità carbonica entro il 2050, noi dobbiamo raddoppiare la capacità di eolico in Italia. Adesso lo abbiamo per lo più in regioni come la Campania, dalla quale io vengo, quindi al sud, e bisognerà aumentarlo anche qui al nord. Ora, magari questo progetto non si farà qui nella nostra valle, mi auguro ci saranno appunto opposizioni e idee valide per proporre alternative, però in generale dobbiamo pensare a come fare l'eolico, a come compiere questa transizione energetica in maniera sostenibile e in maniera equa. Dunque, i miei colleghi si occupano di giustizia, io mi occupo di giustizia sociale in particolare. Ci sono tre concetti che dobbiamo avere in mente. Una è la partecipazione, quindi la nostra partecipazione nelle decisioni dove questi impianti devono essere collocati, in che modo. Poi c'è un altro tipo di giustizia, che è la giustizia cosiddetta distributiva, che sono i costi e i benefici. In che modo andiamo a distribuire i costi e i benefici di questi impianti? Vorrei, se mi consentite ancora, mettere l'attenzione sui benefici. Si parlava appunto di compensazione di benefici. I cosiddetti community benefits che esistono in Irlanda, nel nord Europa, li abbiamo superati da molto tempo. Gli studi dimostrano che le persone, e penso questa sala potrebbe dimostrare questo, sono molto più propensi a prendere le cose nelle proprie mani. Quindi le alternative sono tante. E una delle forse quelle più importanti adesso sono le cosiddette comunità energetiche. Quindi la possibilità per noi cittadini di prendere, come dire, le redini della transizione energetica, di essere veramente al centro della transizione energetica, così come la comunità europea desidera. E quindi porrei l'attenzione sulle soluzioni, passare dal no a no, però facciamo questo. Questa dovrebbe essere la nostra soluzione. Naturalmente non ci riconosciamo assolutamente nella posizione del no. Una battuta, in Danimarca dicono questo, mi sono dimenticato, volevo dire questa cosa. In Danimarca dicono questo, prego, per favore. È una battuta. Il mio maiale puzza meno del maiale del mio vicino. Sì, allora. Niente, grazie per l'intervento. Comunque è evidente che la nostra posizione non è una posizione che abbiamo specificato varie volte, di assoluta contrarietà alle rinnovabili, e il concetto di no, qui purtroppo riemerge questa solita diritteina di quelli del no, del NIMBY. Ormai ci siamo abituati a sentirci definire in questo modo, ma non ci riconosciamo assolutamente.
i membri del nostro comitato sono tutte persone impegnate socialmente, impegnate, che dicono molti sì invece, perché sono persone molto attive nel territorio, a vari livelli, nella promozione di varie attività, quindi assolutamente il no assoluto è una cosa che non ci interessa. Siamo per il no, e